Ehi là, salve a tutti. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di questo libro qua, di Angela Terzani Straude, L'età dell'entusiasmo, la mia vita con Tiziano. Ma perché ho preso questo libro, ho voluto leggerlo e cercare di capire? Allora, io conosco Terzani, non personalmente, ma ho letto credo tutti i libri che ha pubblicato in italiano, forse mi manca quello da New York, dall'America, vabbè, la sua biografia eccetera, insomma è una persona, un personaggio, un intellettuale che mi piace, mi interessa. Ed ero curioso di sapere, relativamente ad Angela Terzani Staude, se questa era semplicemente la moglie di Terzani, punto, o se invece aveva, come dire, un ruolo dal punto di vista culturale, intellettuale, importante nella vita di Terzani. No? Nei libri di Terzani c'è raramente la presenza della moglie, raramente, anche se qualche volta c'è, e sembra spuntata, tra virgolette non è vero, ma insomma se ne parla molto di più di Angela Terzani dopo la morte di Terzani. E quindi il mio interesse era capire se questa donna era appunto la moglie tout court e basta, moglie di, oppure se aveva una sua rilevanza culturale e naturalmente non slegata da Terzani e in qualche modo autonoma. Ecco, questo è il mio interesse. Allora, questo libro, quando l'ho visto che è uscito, me lo sono comprato, me lo sono letto. E ho avuto le risposte che volevo. Questa è l'autobiografia di Angela Terzani che finisce però nel 1975 e con la conquista della vittoria dei vietnamiti e l'entrata a Saigon. Se non sbaglio, Terzani era l'unico giornalista occidentale presente quando appunto i nord vietnamiti sono entrati a Saigon e finisce lì. Racconta la storia dall'inizio della sua vita a Firenze fino appunto lì. Allora, Angela Terzani era decisamente una persona con una, come dire, un background intellettuale di tutto livello. Bilingue naturali, madre tedesca, padre italiano, il padre era pittore, la madre era architetto e quindi, diciamo, viveva in una famiglia a Firenze, dove si incontravano persone molto importanti dal punto di vista intellettuale. Lei era a cavallo fra la Germania e l'Italia. Nel dopoguerra ha fatto le scuole internazionali perché era difficile per una tedesca essere accettata, è stata la guerra ovviamente, quindi ha vissuto in queste condizioni, però in un ambiente vivacissimo dal punto di vista intellettuale. Finita le superiori è andata a fare una scuola di interpretariato a Monaco e quindi oltre al tedesco, che già sapeva come madrelingua, ha imparato anche altre lingue e ha continuato a conoscere gente importante, ripeto, dal punto di vista intellettuale. Quindi ha avuto una famiglia dal punto di vista, insomma, all'inizio della sua vita la famiglia era di alto livello culturale. Poi, conosciuto Terzani, con il quale ha avuto esperienze molto importanti, Terzani, dopo sono sposati, lavorava per l'Olivetti. All'inizio vendeva semplicemente macchine da scrivere, poi invece si occupava di formazione e lo mandavano in giro per il mondo, non solo però a periodi lunghi, cioè un mese, due mesi, tre mesi, Copenaghen, negli Stati Uniti, un po' dappertutto, per, come dire, rimettere a posto o far partire le varie succursali dell'Olivetti. Quindi insomma hanno girato il mondo finché Terzani si è dimesso dall'Olivetti, ha vinto una borsa di studio e è andato negli Stati Uniti. Sono andato negli Stati Uniti per 2 anni. Mi viene il dubbio che sia un anno solo, ma penso che siano 2. Racconta anche questo periodo della loro vita, Angela Terzani, e lì lei non sta ferma in casa, fa naturalmente la traduttrice, quindi traduce libri anche importanti, Jung ed altri, e si occupa di problemi legati alle minoranze
di colore negli Stati Uniti, frequenta le biblioteche, frequenta persone importanti che in qualche modo ne accrescono ancora una volta a livello culturale. Finito l'esperienza negli Stati Uniti, sono un po' in Italia, poi vanno a Singapore. L'ultima parte del libro parla della loro vita a Singapore. Singapore era la base dalla quale Terzani partiva per fare le sue, per coprire per conto dello Spiegel, l'unico giornale europeo tedesco poi che lo manteneva lì a Singapore, e per coprire come giornalista quello che succede, che succedeva in Asia. Lei quindi ha scelto di stare non in secondo piano, ma comunque accanto a suo marito. Suo marito, diciamo, era la parte pubblica, la parte più visibile della coppia, però lei continuava un'attività, e ha fatto anche due figli, quindi faceva anche la madre, però, come dire, non era da meno di suo marito. Ecco, questo è quello che ho imparato da questo libro, interessante, molto bello, è scritto bene. La parte americana è scritta più come un diario, quindi invece a Singapore come, insomma, a episodi, eccetera. Lei racconta di molte persone con le quali erano in confidenza, con le quali erano in amicizia, e così mi ha fatto capire finalmente chi era Angela Terzani. Angela Terzani, che ha scritto dei libri anche, sull'esperienza in Cina, i giorni cinesi, e il libro l'ho comprato e devo ancora leggerlo, scusatemi. Giorni giapponesi, poi ho curato altri libri, quindi la traduzione, ecco, ho capito da questo libro e anche col piacere di leggerlo, si legge molto bene, ho capito chi era Angela Terzani Staude, ripeto, non semplicemente la moglie di, ma una persona di alto livello culturale che era anche la moglie di Tiziano Terzani. Buona lettura, ve lo rifaccio rivedere, eccolo qua, l'età della, non ricordo più, dell'entusiasmo, della Longanesi, e il prezzo, quanto è che costa? 25 euro. Però ciao a tutti.